Prossimo ospite dalla Elvezia, abbiamo con noi il mitico straordinario Lorenzo lo Svizzero. Buongiorno, buongiorno, ciao Paolo. Buongiorno. Non è che ti stavi dimenticando il nome, così No, ci vuole l'enfasi e quell'attimo di suspense per... È roba italiana che non capisco io qua. Si deve dire prima il nome 20 minuti prima. Sì, ma scusi un attimo. Che c'è? Ma il cappello. Questo... Che connotazione. Allora, e questo non ti dico... Allora, abbiamo tirato indietro tutti i volanti impellizzati. Ah. Perché bisogna cambiarli. Noi Svizzera ogni... Il famoso volante peloso. Ogni anno li tiriamo indietro, ho deciso di tenere uno di un ex non fumatore. Tiriamo indietro e li ritiriamo, sì. Teoricamente. Sì, 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 certo. Certo. E ne ha riadattato uno perché anche col riciclaggio so che sì, voi andate forte. Sì, il riciclaggio. Un messaggio ecologico. Certo, voi in Italia il riciclaggio è un'altra roba, però. Dai. Lasci stare, sempre puntualizzare con le cose italiane che non vanno. D'altronde. Tante qualità. Vabbè, d'altronde sono in Italia, quindi devo star schiccio, è vero? Certo, è oltre Alpe. Va bene, ho sentito anche di questa roba del caffè sospeso in Italia, che uno lo paga prima, com'è? Si lascia un caffè pagato per chi arriva. Arriva dopo e così la catena. Ah, loro capiscono. No, avete copiato. Ma cosa? Allora, ma noi... da quando mai? Aspetta, ti dico, sì. In Svizzera ci alziamo, la prima cosa che facciamo, laviamo i denti, compriamo il giornale e subito corriamo in gioielleria. Ma cosa vuol dire? Ogni mattina lo svizzero si alza e va in gioielleria. Ah, vuol dire poi, oltre al caffè, gioielleria. È per quello che secondo me ci avete copiato. Andiamo in gioielleria, sì. Se uno si è dimenticato il portafoglio e non può comprare il Rolex, c'è il Rolex sotteso. Capito? Te arrivi lì, Gianni, c'è il Rolex, sì, metti sul polso, bravo, vai, e poi dopo vai al bar a far colazione. Ah, quindi avete portato la tradizione del caffè sospeso alla gioielleria. Siete voi uguale, che l'avete zappata da noi e portata giù. È così, beh, poi noi abbiamo un altro tenore di vita, sai, è così. Ma lei mi faccia capire, dica. È venuto qui di sua spontanea volontà o aveva la riservazione? Abbiamo la riservazione, bravo, a proposito, ti voglio lasciare con due o tre termini che sapete, che non sapete forse. Attenzione, sì. Impariamo il ticinese, lo svizzero, sì. In comode dispense, tipo. Tipo, per dire, allora, c'è scritto al supermercato e vedi azione. Azione cosa vuol dire? Azione vuol dire offerta speciale. Spaghetti sono in azione. No, azione. Azione. Pasta in azione. Pasta in azione a meno 30%. Sì. Quindi è vero. Poi. Poi c'è quello che conosci bene, però diciamo alle persone, il telefonino. Ah, ok. Il telefonino è il Natel. È il Natel. Perché era la prima compagnia da lì in poi si è chiamata. Ah, questa la sai molto queste bene. Queste sono reminiscenze di radio versione svizzera. Ah, perché fate la radio svizzera? Per la Svizzera. Ah, ok. E poi. Saluto. E poi così, che non è un gestaccio. No, quelli a bagliare i Bilux, che sono le doppie lampadine abbaglianti. Meraviglioso. Va bene, senti. Grazie per queste perle meravigliose. Vado che ho un'azione, ma un'azione di quelle... Scontate? No, un'altra azione, devo trovare la mia... Vado a trovare la mia ragazza e facciamo un'azione. Ma qui in Italia o in confederazione? Va dove volete, in confederazione, dove vuoi, basta che si fa l'azione, non faccio gesti. Ciao. Grazie. Paolo. Ciao. Arrivederci, è meraviglioso, vi avevo avvisato, ospiti di livello top. Alla prossima con Fucina. Dallo studio 3 del Centro Industriale Italia. Avete ascoltato Fucina? Fucina! Complimenti signorina. Fucina.